Live. Ciao Chiara. Ciao Mattia, come mi sei mancato in questo contesto? Era un Non po' che non conducevamo insieme. Guarda, ti è chiedo, vero, togliamo è vero. la condivisione perché per questi 2 secondi ci vedono entrambe le facce. Ok, eccoci qua. Ok, come al solito, dalle nostre case, Mattia e Chiara di università. Siamo qua. Buonasera a tutti. Come al solito per presentare il Festival della Biodiversità, l'evento di università, stasera abbiamo il filone Forest, Lands and Agriculture, quindi saremo tutti green, tutti verdi questa sera e abbiamo 3 grandi ospiti da ascoltare in questi bits. Ma Chiara, direi introducici un po' la situazione festival, quindi sai cosa fare. Certo, allora io vi ricondividerei lo schermo da questo punto di vista, così manteniamo un minimo di indicazione Vai. grafica e soprattutto io non mi perdo. Allora, eccoci qua. Il festival sta andando alla grande, innanzitutto Mattia, perché è sempre bene ripetercelo ogni tanto, ma a parte questo, siamo arrivati in uno dei momenti più carichi, perché con l'inizio d'aprile e con la metà di aprile portiamo avanti il filone di cui parliamo poi oggi stasera, che è il Forest Lands and Agriculture, un filone che ci permette appunto di parlare di questi tre grandi temi fondamentali per noi e per il nostro futuro, ovviamente. Ma a parte questo, io volevo ricordare, in quanto io soprattutto faccio gli aspetti tecnici e sono stata scelta soltanto come velina, del fatto che abbiamo dato la possibilità a tutti quanti voi di rivedere i bits che stiamo portando avanti mano a mano sul canale YouTube di Università, che vi consiglio di seguire per poter. Ops, scusate, ok. Per poter andare avanti e riguardare con noi tutte le migliori puntate di questo festival, Esatto. perché ormai praticamente abbiamo creato una serie infinita. E in più volevo ricordarvi che vi diamo una nuova grande possibilità, che è quella di poter utilizzare per gli studenti Unibo un form che ritroverete sulla nostra bio di Instagram e praticamente dappertutto, perché ormai quel form è Sui nostri social dappertutto, esatto. dappertutto, ovunque, che permetterà a tutti quanti i vostri amici Unibo che non si erano prima iscritti di partecipare con noi alle live e di poter partecipare appunto attivamente a dei singoli eventi. Basta compilare il form e poi il nostro staff provvederà a farvi accedere alle Esatto, ci stanze tengo Zoom. specifico giusto appunto come hai detto tu, solo per gli studenti Unibo per partecipare qua dentro alla stanza virtuale insieme a noi fondamentalmente, quindi prendere parte proprio ai bits. Perfetto. Esatto. E insomma, Matti, tu lo sai, io studio arte, quindi arrivo fino ad un certo punto. A questo punto io ti chiederei di che parliamo oggi e cominciamo ad Certo. introdurre i nostri fantastici ospiti. Assolutamente, in realtà poteva farmi comodo le grafiche se me le ricondividi nel frattempo, ma assolutamente intanto vado avanti. Oggi appunto la seconda giornata del nostro filone Forest e entriamo nel vivo, diciamo, di quella che è la realtà del suolo e impariamo un po' di più sulla biodiversità del suolo. Ecco le nostre fantastiche e meravigliose grafiche che trovate, ricordo, sui nostri canali, in particolare sul nostro evento Facebook. Adesso cominceremo con i bits della seconda giornata, appunto, in questo 15 aprile, ma vi ricordo che ci saranno altre 2 giornate nelle prossime 2 settimane per questo filone e non perdetevi assolutamente per nessun motivo al mondo l'ultimo giorno, il 28 aprile, perché abbiamo una grande serata con un ospite molto speciale. E per informazioni andate a visitare i nostri social, direi che più chiari di così. Giusto? Bene, allora ti direi quasi quasi togliamo la condivisione schermo e iniziamo la giornata sulla diversità del suolo con il primo ospite. Quindi chiedo a Luigi Maria Borruso di accendere la camera, eccoti qua. Ciao Buonasera a tutti. Luigi. Ciao. Adesso provo a fare lo share dello screen. Certo, intanto come si faceva a Sanremo, noi abbiamo preso questo format, ti introduco rigorosamente. Quindi, Vedete lo screen? Aspetta, sì? giusto perché io Sì? usiamo altri sistemi online e non Zoom, però lo vedete? Sì, perfetto, Perfetto. vediamo. Ok. Allora,
Questa sera ci parla Luigi, il dottor Luigi Maria Borruso, ricercatore presso la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il titolo del suo intervento è Funghi del suolo e le loro interazioni con piante e animali. Professore, buon divertimento, ci ispiri, il palco è suo. Ok, ricordati solo sempre di darmi del tu. Lo so, è una formalità in più. Ok, allora grazie allora. Mattia della presentazione, se posso darti anch'io del tu. E oggi appunto parleremo dei funghi che abitano il suolo e le loro interazioni con piante e animali. In particolare, che cosa sappiamo noi dei funghi? Noi sappiamo che sul nostro pianeta sono stimate essere presenti fra 2 fino anche a 3-4 milioni di specie di funghi, molte delle quali ad oggi non abbiamo ancora scoperto. Quindi diciamo c'è tantissimo ancora da scoprire. E tendenzialmente i funghi sono organismi straordinari in grado di vivere ovunque, in grado di vivere nei suoli, in grado di vivere nel mare, in grado di vivere anche nel nostro intestino, ovunque. Ci sono stati anche dei funghi, leggevo recentemente un lavoro in cui è stato isolato anche un fungo all'interno del reattore ormai in disuso della centrale nucleare di CERN. Nella giornata di oggi quello che mi piacerebbe fare con voi è la seguente cosa. Ho solo 20 minuti, quindi vorrei darvi un po' una carrellata degli studi e dei lavori che stiamo facendo anche in collaborazione con diverse università, fra cui l'Università di Bologna, e l'Università di Torino e l'Università di Perugia. E visto che appunto non possiamo viaggiare fisicamente in quest'ultimo anno, proverò a fare con voi un viaggio virtuale, partendo da dove adesso io credo che voi stiate trasmettendo dall'Emilia Romagna, da Ravenna, Bologna, posso dire. Quindi il nostro primo viaggio appunto sarà partire da Bologna per andare dove? Per andare dove? Per andare verso il Polo Sud. Perché, ahimè, anche al Polo Sud ci sono i funghi. Cosa sappiamo? Allora, in questo qua è il primo studio appunto che vorrei, la prima ricerca che abbiamo fatto e pubblicato recentemente, volevamo andare a capire, un po' a fare uno studio esplorativo sui funghi che potevano essere presenti all'interno del permafrost al Polo Sud. Prima di tutto dobbiamo dire che cos'è il permafrost. Il permafrost è suolo che tendenzialmente rimane ghiacciato durante tutto l'anno, e quindi è un suolo che ha temperature al di sotto dello zero. E anche se comunque appunto anche in queste temperature abbastanza basse, bisogna dire che comunque questo suolo ugualmente si sa contenere diversità microbica. Quello che abbiamo fatto è stata la seguente ricerca. Abbiamo preso in considerazione l'area del Tar Flat al nord della Terra Vittoria, che in pratica è un'area, diciamo, a sud della Nuova Zelanda. E in questo caso dei geologi sull'area hanno iniziato a fare diversi carotaggi. E un bel giorno, quasi un po' casualmente, facendo un carotaggio, hanno notato che vi erano delle bolle, delle ampolle di acqua allo stato liquido e si erano domandati com'è possibile che vi sia a temperature così basse l'acqua allo stato liquido. Com'era possibile? Hanno scoperto che vi erano appunto queste ampolle che vedete nella carota qua a destra, questo con profilo di carota, in cui vi erano delle altissime concentrazioni di sali. Queste alte concentrazioni di sali facevano sì che l'acqua rimanesse allo stato liquido. Ok, allora da lì hanno detto, ok, abbiamo trovato quest'acqua con tanto sale allo stato liquido pur con temperature molto basse. Quindi diciamo, abbiamo due condizioni estreme, le basse temperature e le altre concentrazioni di sale. Allora la seguente domanda era, ok, molto probabilmente ci sono già diversi studi che dicono che esistono microrganismi, batteri in grado di vivere in queste diciamo soluzioni ipersaline, anche chiamate brine. Ma che cosa riguarda i funghi? Possono esistere funghi? Allora abbiamo iniziato ad analizzare questi campioni e facendo diverse analisi abbiamo scoperto in maniera anche abbastanza sorprendente che entrambe queste ampolle, diciamo, piene d'acqua con alte concentrazioni di sali possedevano una biodiversità di funghi, calcolate che ognuno di questi
Voi vedete questo qui a destra, una cosa che si chiama albero filogenetico. Ciascuna, diciamo, lineetta rappresenta in nero o rosso o in verde rappresenta, diciamo, una specie di fungo. E all'interno, diciamo, di questo liquido ipersalino abbiamo trovato circa 588 specie di funghi. E un'altra cosa sorprendente, che pur essendo veramente ravvicinate queste due ampolle d'acqua piene di sali, possedevano, diciamo, due comunità diametralmente diverse. Lo potete vedere. Il rosso erano solo quelli presenti nell'ampolla, diciamo, nella sezione TF1, e in verde troviamo le specie che erano solo presenti nella soluzione TF2, mentre in nero erano quelle presenti in entrambi. E perché c'è da dire che, appunto, queste due soluzioni saline erano comunque divise da uno strato di ghiaccio. Quindi ciò che risultò anche molto sorprendente è che in uno spazio così ristretto, ok, pur con una barriera fisica, potessero essere presenti due comunità fungine molto diverse. Ora, dal polo sud voglio portarvi un altro esempio. In questo caso è un esempio, diciamo, un po' più vicino a noi, credo. E dove andiamo? Andiamo, in questo caso, dove abito io al momento e dove lavoro io, in Alto Adige. In questo caso, invece, abbiamo fatto, o stiamo facendo, un altro studio. Diciamo, questo qua è uno studio che adesso al momento io sto supportando un dottorando, Marco, che sta facendo questo studio di analizzare un'altissima quantità, circa 400-500 suoli lungo tutto l'Alto Adige di meleti, dai quali che cosa vogliamo capire? Vogliamo capire prima di tutto che tipo di funghi ci sono in questo suolo, ma non solo, vogliamo anche andare a studiare altri attori della biodiversità presenti in questi suoli, quali batteri e funghi, quali batteri e anche altri organismi della mesofauna, come nematodi, piccoli insetti, ragni, eccetera. In pratica, che cosa abbiamo fatto in questo caso? In questo caso abbiamo preso due valli diverse, la Val Venosta e la Valle dell'Adige, e abbiamo fatto un transetto per campionare un altissimo, appunto, questo grande numero di suoli di meleto. Questi meleti hanno diversa gestione, tendenzialmente sono ripartiti 50% gestione convenzionale, 50% gestione organica, biologica. E perché questo studio? Perché cosa vogliamo fare in questo studio? In questo studio vogliamo in pratica studiare le interazioni che ci sono coi funghi con gli altri organismi della biodiversità dei suoli, inclusi i batteri, incluse le piante, ma anche inclusi, appunto, gli organismi della mesofauna. Perché? Perché vorremmo riuscire a capire se in questi suoli vi sono, per esempio, degli organismi che potrebbero avere un ruolo benefico per la salute della pianta, per la salute del melo, quindi per avere una maggior produttività. E uno mi dice, sì, ma cosa mi interessa capire l'interazione fra, per esempio, un fungo e un insetto del suolo? Beh, perché l'idea sarebbe, io, se so che, per esempio, c'è un insetto o c'è un batterio, o comunque c'è un arco organismo che aiuta la promozione di o la sopravvivenza di un fungo positivo per la pianta, posso, per aumentare la presenza di questo fungo positivo, posso andare anche ad agire su, appunto, ciò che me lo fa star bene, quindi quell'insetto, quell'altro batterio. Quindi, appunto, non studiare l'organismo in sé che fa star bene la pianta, ma anche tutto l'intorno, quindi far star bene il suo intorno per far star bene lui. In questo caso, adesso, questo qui è questi due grafici che vedete sopra e sotto sono due network, sono un po' complicati da capire e adesso non mi dilungherò troppo. Quello che però volevo farvi, il messaggio che volevo farvi passarvi è che quello che ad oggi, dalle analisi preliminari che abbiamo appena compiuto, abbiamo notato che in generale nei suoli organici troviamo minori interazioni negative, che sarebbero interazioni rosse, rispetto ai suoli convenzionali. Ad oggi non so al momento ancora dare una spiegazione del perché nei suoli organici ci siano più interazioni positive rispetto che ai suoli convenzionali. Però, diciamo, comunque è già un'informazione che, appunto, vogliamo nel futuro andare a indagare. Il terzo esempio
spero di rimanere nei tempi. Il terzo esempio invece è uno studio che abbiamo recentemente pubblicato insieme ai colleghi, alla professoressa, ai colleghi dell'Università di Torino e dell'Università di Bologna, alla mia collega amica anche Paola Mattarelli, insegnante dell'Università di Bologna, nel quale abbiamo invece deciso di studiare, adesso vedremo dove, in Madagascar. Sfortunatamente anche in questo caso non abbiamo avuto la possibilità di andare, speriamo nel futuro di avere la possibilità di andare. Volevamo studiare le interazioni fra funghi e animali, perché ad oggi sentiamo che ci sono tantissimi, numerosi studi riguardo alle interazioni fra il microbiota intestinale umano e la salute. Si parla tantissimo di batteri, ma quasi nessuno parla di funghi. E voi mi direte, ok, parli di funghi, ma ci stai facendo vedere la foto di un lemure. Questa scimmia qua è appunto un lemure. Questo lemure è una specie in via di estinzione e adesso diversi esperti di conservazione della fauna e veterinari stanno tentando di stabilire dei protocolli per la loro conservazione, anche se il che è molto difficile. Per esempio, hanno notato che è molto difficile, è impossibile mantenerlo in cattività. Infatti il lemure è questa specie non è in grado di sopravvivere per più di un anno al di fuori del suo ambiente naturale e inoltre si è notato che in cattività non è in grado di riprodursi. Quindi, diciamo, i protocolli per la sua conservazione sono molto complicati. Questo lemure ha una dieta pressoché foglivora, cioè si nutre di foglie negli alberi in cui vive e a volte si nutre anche di bacche e di frutti, però maggiormente si nutre di foglie. Però questo lemure ha un comportamento estremamente particolare, e cioè pratica la geofagia. Che cos'è la geofagia? La geofagia è il mangiare intenzionalmente il suolo. Quindi il nostro lemure che cosa fa? Di giorno vive sull'alberello, la sera sia gli adulti che anche i cuccioli scendono giù, vanno nel suolo, vanno per terra e iniziano a mangiare il suolo. Le motivazioni per cui, ecco qui abbiamo delle figure del lemure e nella figura D potete vedere con la testa, vediamo il lemure con la testa proprio che sta mangiando il suolo. Ora, i motivi per cui questo animale ha questo comportamento ad oggi non sono ancora del tutto chiari. Vi sono delle ipotesi che il suolo potrebbe agire da agente detossificante dovuta alla sua dieta, perché comunque le foglie immature hanno delle alte concentrazioni di tannini e altri composti che possono essere potenzialmente tossici per la digestione. Quindi il suolo in qualche modo, mangiando il suolo, questo suolo che i nostri lemuri mangiano, in qualche modo potrebbe avere un potere detossificante. In altri casi si pensa che c'è anche un'altra ipotesi che dice che per esempio nel suolo potrebbero essere presenti quelle sostanze nutritive, quali per esempio il ferro e il manganese, che potrebbero servire per la dieta del lemure, appunto essendo che questi lemuri hanno una dieta, non è che hanno una dieta molto varia e non è che queste foglie abbiano molte sostanze nutritive, quindi potrebbe fungere da integratore. Però appunto su, diciamo, spinta della mia collega di Bologna era venuta fuori anche l'idea di una terza ipotesi, l'ipotesi microbiologica, e ci siamo domandati: ma non potrebbe essere che questi lemuri, magari mangiando il suolo, in qualche modo incorporano dentro di sé anche dei microorganismi, chissà mai, dei funghi che per esempio potrebbero avere un qualche ruolo nella digestione del lemure o in generale del benessere del lemure? E allora che cosa abbiamo deciso? Abbiamo preso diversi campioni di feci di lemure con molta difficoltà e abbiamo preso anche diversi campioni di suolo geofagico, cioè dei siti dove i nostri lemuri andavano a mangiare il suolo. E si è notato in maniera, devo dire, abbastanza strabiliante. Io quando avevo visto i risultati sinceramente non ci credevo, infatti ho ripetuto le analisi diverse volte, che circa il 9% delle specie presenti nelle feci di lemure, nel microbioma intestinale del lemure, erano le medesime specie presenti nel suolo. Quindi, diciamo, c'era una sorta di overlap
fra le specie presenti nel suolo e le specie presenti nel lemure. Allora, a questo punto abbiamo fatto uno step successivo. Abbiamo provato a capire perché c'erano, almeno se a cosa potevano servire questi funghi all'interno dell'intestino del lemure. Allora, dobbiamo dire che il lemure, appunto, è un organismo, appunto, che si mangia le foglie. Ma l'intestino del lemure non è uguale all'intestino di una mucca, perché la mucca ha un intestino particolare che è in grado di che è in grado, appunto, attraverso il rumine, così, di digerire in maniera diversa la cellulosa, eccetera, nelle foglie. Ma il lemure non ha questa opportunità. Il lemure alla fine è un primate come noi, quindi, e inoltre noi primati, ma nessun vertebrato, ha degli enzimi in grado di degradare la cellulosa. Quindi un'ipotesi, per esempio, potrebbe essere, quella che ne abbiamo pensato, è che questi lemuri, che questi funghi presenti nell'intestino del lemure, in qualche modo potreste avere un'azione di promozione o aiutare la degradazione, per esempio, della cellulosa dovuta alla dieta. E vabbè, qui infatti che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato diversi organismi saprotrofi, che diversi diciamo funghi che avevano una funzione saprotrofa, che quindi potevano probabilmente aiutare la degradazione della cellulosa, e cioè quindi delle foglie che questo lemure si mangia. Il fine di tutto ciò che cos'è? In questo caso è, come era stato un po' detto in introduzione, noi quando per esempio pensiamo a delle politiche di conservazione della specie, di conservazione della pianta, di conservazione comunque degli animali grossi, spesso secondo me sarebbe anche importante andare a vedere di pensare anche a conservare per esempio la biodiversità dei suoli, la biodiversità di questi organismi piccoli, perché in qualche modo, anche se magari non ce ne rendiamo conto, in qualche modo possono promuovere proprio anche il nostro benessere, ma anche il benessere degli altri animali. Infine vorrei farvi vedere, se c'è ancora del tempo, ma sembra di sì perché non ho ancora avuto nessun allarme, vorrei farvi vedere un video che è stato girato appunto dai ricercatori dell'Università di Torino, del lemure mentre fa geofagia. Vedete qui che lui, per esempio, spesso tende a mangiare dove ci sono degli alberi caduti. Qui adesso lui sta provando appunto dove c'è questo suolo, questa terra smossa, si mangia il suo suolo. Queste immagini non è stato semplicissimo fare questi video, perché comunque sono anche degli animali abbastanza schivi. E tra l'altro adesso qui in questo video non ci sono, ma se poi andate, provate a googolare un attimo canto del lemure, fa delle, diciamo, ha dei vocali, dei messaggi vocali bellissimi. Ecco, io posso dire di aver terminato, spero di essere stato all'interno dei tempi, e se avete delle domande, ho tentato di essere veloce, e visto anche l'ora tarda, di non annoiarvi troppo, e spero che vi sia interessata, perlomeno ho dato tante informazioni, capisco, in poco tempo, però preferivo lasciare un po' di tempo se avete domande, se avete interessi, eccetera, eccetera. Luigi, è stata una presentazione perfetta, dall'inizio alla fine. Grazie. Per tutti i punti di vista, fra l'altro, perché è stato perfetto anche nei tempi, quindi... ero un po' molto sincero. Ho avuto poco tempo per prepararla e ho detto, continuavo a guardare il tempo e ho detto, speriamo, acceleriamo, no? Perché non l'avevo... benissimo. Guarda, non ha dato per niente questa impressione, assolutamente. È stato molto, molto bello. Ti chiederei se puoi togliere la condivisione schermo, così torniamo tutti quanti a essere visibili. Ok, perfetto. E quindi, grazie veramente per il tuo intervento. Una cosa, scusate, volevo ringraziare questo studio, è stato, cioè io ho partecipato e devo ringraziare comunque appunto i miei colleghi dell'Università di Bolzano, Paola Materiale dell'Università di Bologna, Università di Torino, poi c'è il Gemelli di Roma, Università di Perugia, diciamo, è stata
in compartecipazione, non so come, comunque appunto come la ricerca l'abbiamo fatta in questi anni in compartecipazione con altri istituti, sia italiani che stranieri. Certo, assolutamente. No, è importante ringraziare, è importante far vedere ogni tanto quanto una banale, quello che può sembrare una banale ricerca, abbiamo trovato questo, in realtà vuol dire qualcosa di molto più complicato da realizzare. E anche ringraziare tutti i colleghi che comunque, cioè, appunto, le collaborazioni permettono anche di fare questi studi, perché certo, sono spesso anche studi molto multidisciplinari, quindi sembra male, ma c'è il geologo, c'è l'etologo, c'è il microbiologo, c'è il chimico del suolo, c'è anche, ci sono anche, per esempio, in questo lavoro dei Lemur ci sono diversi professori dell'Università di Bologna, chimici agrari, comunque diciamo, certo, sono tutte collaborazioni che abbiamo fatto negli anni. Assolutamente, hai fatto bene. E nel frattempo io invito i ragazzi che sono nella stanza con noi, come al solito, se volete fare delle domande, questo è il vostro momento, accendete la videocamera oppure scrivete nella chat. Chiara, ti chiedo di controllare invece Facebook se arrivano delle domande dai social media. E nell'attesa, beh, io sicuramente volevo ringraziarti perché credo che hai fornito un po' a tutti quanti, magari quelli che hanno una minore esperienza con il tema funghi, una diversa visione di questi organismi. Prima magari uno è abituato a mangiarli e basta, adesso invece ha una panoramica un po' diversa su quello che possono fare. Sì. Quindi questo è importante. Assolutamente, poi ragionavamo con Mattia sul fatto che io ovviamente, come ho detto, sono una studentessa d'arte, quindi mi è capitato di fare un esame di biologia da 2 crediti, quindi non è che le mie esperienze sui funghi spazzino particolarmente, però mi ha impressionato il modo in cui sei riuscito a saltare da uno dei poli fino ad arrivare in Madagascar. Ti fa capire che genere di microorganismi superiori siano e giustamente, come diceva Mattia, ti fa comprendere un altro aspetto di un qualcosa che davi per banale. Esatto. E una cosa che mi ha molto colpito sono appunto le interazioni di cui parlavi con gli altri organismi, cioè sì, cercare di si cerca adesso con l'agricoltura e le nuove pratiche di incentivare il mutuo beneficio tra le specie, però come dici tu spesso è limitato al primo step interazione, quindi l'insetto che facilita la pianta qui è complicato. Allora, perché il problema, io devo essere molto sincero, io, e queste sono poi discussioni, ognuno le proprie idee, c'è molto questa idea del PGPR, che sono questi microrganismi biostimolanti che aiutano la crescita di un organismo, però spesso cosa si fa? Si va ad agire su, io lo testo in laboratorio, funziona benissimo, la pianta cresce benissimo. Nel momento in cui poi vado fuori, funziona un po' e poi non funziona più. Quindi l'idea secondo me è di riuscire a, facendo questi network, andare a capire quali sono tutti i vari fattori, perché io qui ho parlato dei fattori biologici, ma poi ci sono anche fattori abiotici, tipo metalli, qualsiasi cosa, cioè fare questi network che possono essere composti da altri organismi, diciamo, di matrice biotica, ma anche componenti abiotiche, quindi per esempio tessitura del suolo, presenza di metalli, nutrienti, eccetera, eccetera, in modo tale da riuscire a capire proprio quali sono, ricostruire un po' a livello ecologico, quali sono i fattori che possono promuovermi la presenza di un microrganismo benefico. Quindi io, per agire su quel microrganismo, vado ad agire su tutto ciò che sta intorno, certo, a quel microrganismo. Il problema è che per fare questo servono solitamente grandi massi di dati. Noi stiamo lavorando su 400-500 campioni, anche analisi statistiche particolari, stiamo anche usando dei supercomputer, cioè ci stiamo ancora lavorando, certo, perché non è facile, facciamo diversi modelli, qui entra dentro anche comunque usiamo anche tecniche di machine learning, cioè entra dentro comunque altre componenti che, diciamo, vanno al di là della biologia, su cui, ripeto, stiamo lavorando con anche questo noi, con anche collaborazioni sia in Italia che all'estero, però diciamo che stiamo ottenendo dei risultati estremamente interessanti. Beh, sicuramente avete messo in risalto quello che in realtà chi studia l'ambiente già vede da tempo, cioè che le interazioni nell'ambiente sono tante, sono difficili e bisogna capirle bene tutte perché ognuna ha una sua rilevanza e importanza. E questo gli dà risalto, gli dà punte riflettori su questo complesso meccanismo che è l'ambiente. Io ti chiedo un ultimo commento proprio che mi è venuto volante prima di salutarti. Visto appunto quanto può essere importante la diversità nel suolo, almeno che io sappia, o quello che si sente di solito, non ci sono tanti indici che misurano la biodiversità del suolo. Quello che ti voglio chiedere è, se puoi rispondere nel breve, secondo te la diversità nel suolo è in declino, è a rischio?
è una diversità che dovremmo tutelare di più, sicuramente, sicuramente. Quindi, non so. Allora, velocissimamente, dipende sempre di che diversità tu parli, diversità di batteri, diversità di funghi, diversità degli organismi superiori. Detto banalmente, anche lì, ciò che vale per i batteri, ciò che per esempio è un inquinante per noi o per un insetto, magari non è un inquinante per un batterio. Cioè, bisogna sempre anche elevarsi dalla visione antropocentrica di ambiente estremo, di inquinante, eccetera. In generale, secondo me, un suolo diverso, cioè, essendo che comunque all'interno del suolo un suolo molto biodiverso, in realtà ha talmente tante funzioni che possono essere utili ed è anche in grado di più di resistere a delle, Resilienza. mi viene termine in inglese, delle, sì, degli input negativi, diciamo. Quindi sì, cioè, in realtà è importante difenderlo, però è anche importante, secondo me, proprio riuscire a capire le diverse componenti della diversità dei suoli. E comunque no, per quanto riguarda invece il discorso dell'indici, in realtà adesso, per esempio, noi stiamo lavorando anche su quello. Non è proprio ancora così ben chiaro, non ci sono ancora degli indici estremamente chiari per definire la qualità di un suolo in base alla diversità delle Esatto. biotiche. Ci sono, ma diciamo che secondo me vanno un pochino rimodernizzati, specialmente appunto noi con queste tecniche, per esempio dei network. Magari potrebbe Certo. essere quello un modo di studiare la diversità, perché ti dà un'idea più olistica, più generale, e non solo di un organismo, ma veramente Certo. di tutto il sistema. Prego. Perfetto. Luigi, ti ringrazio. Io direi che se non ci sono altre domande, anche Chiara dal Facebook, né dalla chat. Ok, confermi? Siamo a No, posto? ma ti siamo a posto. Ok, Luigi, ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi, veramente inspiring, e ci vediamo Grazie. presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, buona serata.